Io sono Nicole, benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi, come potete notare dal titolo, vi farò vedere la mia afternoon barra night routine. Adesso sono le 3 meno 5. Dato che la mia cagnolina Angie è stata bravissima tutta la mattina, non ha mai abbaiato ed è stata sempre sempre buona, merita una bella passeggiata e adesso vi porto con me. Stavo pensando che cosa facevano oggi in televisione e mi sono ricordata che c'è il collegio, dato che è martedì e sono super contenta e non vedo l'ora di guardarlo. Ah, comunque, questo che vedete qua dietro è la mia scuola elementare. Dato che sono le 4:30 e mi è venuta voglia di qualcosa di dolce, ho deciso che mi preparerò gli s'mores. Per chi non sapesse che cosa sono dei marshmallow in mezzo a due cracker con il cioccolato all'interno. È come un piccolo sandwich, però è super dolce e buonissimo. L'ho assaggiato per la prima volta in America e wow, sono buonissimi. Adesso proverò a ricrearlo con le cose che ci sono qua in Italia, a parte i marshmallow che li ho conservati dall'ultimo video di snack americani. Questi sono i miei bellissimi Rocky Mountain Marshmallow. Poi abbiamo il cioccolato Lind, bellissimo al latte. E questi cracker, di solito dovrebbero essere dolci, ma io mi sono arrangiata con questi del Mulino Bianco, che sono salati. Forse mi ero dimenticata di dirvi che i marshmallow devono essere bruciati al fuoco, così poi si sciolgono e diventa tutto ancora più buono. Ok, proviamolo. È decente, pensavo peggio, però il gusto è quello che conta. Proviamo. Buonissimo. E adesso che sono le 5:05 è il momento di fare i compiti. Però ho bisogno dei libri e quaderni che appariranno tra 3, 2, 1. Eccoli qua. Abbiamo il mio astuccio, il mio diario, lo mettiamo qua. E poi devo fare i compiti di spagnolo e russo. Mangiare, sono stata un po' con la mia famiglia, adesso ho sparecchiato e dato che il collegio inizierà tra un po', più o meno tra un quarto d'ora e 10 minuti, mentre aspetto mi voglio fare una bella maschera. Prima di mettermi la maschera mi devo struccare e anche lavare la faccia, quindi metto i capelli un po' più sistemati perché adesso non ci servono così belli e boccolosi, me li levo. Poi secondo me i cerchietti sono super utili, ho iniziato a usarli, li portavo sempre 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 quando avevo più o meno 7 anni. La maschera che mi metterò oggi è la Mind Glowing Peel Off Mask di Florence by Mills, che è il brand di Millie Bobby Brown. Il packaging è super minimal, mi piace troppo. Allora, per chi non l'avesse mai vista, la consistenza è così. È una peel off mask, quindi si secca e poi si strappa. Dormiamo. Wow, che bellissima sensazione.
Mentre aspettiamo il collegio e la maschera, voglio pettinare un po' il mio cane, anzi spazzolare. A lei piace tantissimo e si prende tutte quante le attenzioni e le coccole, vero Angie? Waiting for the collegio. Dun, 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 dun. Waiting for the collegio. Dun, 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 dun. Dovrebbe iniziare a breve. Mi sono appena lavata i denti, il collegio è finito, sono stanchissima e voglio un sacco andare a dormire. Però prima vi voglio mettere questa Hangover Pillow Cream di Too Faced, che è una crema notte bellissima, guardate. Può sembrare una normalissima crema, ma non lo è, perché quando la si applica si vedono i glitter che danno alla pelle un effetto unicorno e è veramente super super idratante. E in pratica la mattina quando ci si sveglia ci si ritrova con tutta la crema assorbita, ma rimane l'effetto unicorno sulla pelle ed è bellissimo. E la mia afternoon barra night routine termina qui, come anche la mia giornata. Adesso mi metto il mio cappuccio del mio bellissimo pigiama super caldo e vado a dormire. Buonanotte!